Un pezzo alla volta, piano piano, gli storici cantieri Baglietto di Varazze smantellati per fare spazio a un'area riqualificata, dove troverà posto anche la nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Stamattina la pinza meccanica ha dato il colpo di grazia alla palazzina Uffici, rimasta in piedi dopo l'avvio della demolizione lo scorso febbraio dei capannoni e dei magazzini adiacenti. Da qui, nei giorni scorsi, era stato rimosso il marchio dei cantieri, lo storico gabbiano, un pezzo di vita economica della cittadina del ponente savonese, testimone di decenni di grandi lavori sul mare e per il mare. Si va indietro nel tempo, al 1854, quando Pietro Baglietto fondò il suo cantiere nel capanno di un orto a 100 metri dal mare. Qui iniziò a costruire piccoli scafi di gozzi e canotti e ben presto si orientò verso lo yachting e le imbarcazioni da diporto. Il resto è una lunga storia che arriva fino ad oggi, passando attraverso grandi successi nel mondo della nautica. Varazze, la sede storica fino al 1996, poi il trasferimento alla Spezia. Oggi, con quest'ultima parte di demolizione, il nome dei cantieri Baglietto per Varazze resta nella storia. Il futuro vedrà, entro 2 anni, il trasferimento dei Vigili del Fuoco dalla sede del Salice nella nuova caserma finanziata dal Ministero dell'Interno, con un investimento di 2.800.000 euro. Il distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Varazze servirà tutto il territorio, fino ad Urbe.